Con uno sprint imperioso, Federico Toscano si aggiudica l'ultima gara del calendario siciliano a Lievi e regala l'ennesimo successo al team toscano, come ci racconta Marco Fiorilla. Il team toscano Giarre chiude col botto la stagione ciclistica siciliana della categoria allievi. A Nicolosi, infatti, il team diretto da Salvo Toscano è riuscito a piazzare 5 atleti ai primi 5 posti nella volata finale che ha deciso il trofeo ciclistico Città di Nicolosi. Gara a circuito di complessivi 60 km che ha visto schierarsi alla partenza 30 dei più forti ciclisti di tutta l'isola. A dominare nettamente lo sprint è stato Federico Toscano, al suo secondo centro stagionale, che ha preceduto i compagni Augello, Pappalardo, Falcone e Longhitano. Preziosissimo nel finale il lavoro di Alessio Caccamo e Alessio Costanzo, che hanno tenuto cucito il gruppo in attesa dello sprint finale. Team Toscano era stato comunque protagonista in tutti i 28 giri del circuito ricavato nel centro di Nicolosi. Infatti, nella fuga più pericolosa si erano inseriti ben 3 atleti della società giarrese, tra cui Falcone, che si è reso anche protagonista di una fuga in solitaria e di una caduta sulla linea di arrivo, che comunque non ha pregiudicato il suo quarto posto finale. Passata la paura, il team del presidente Contarino ha potuto festeggiare l'ennesima vittoria, che garantisce a tutta la squadra un finale di stagione più tranquillo, in vista delle ultime trasferte per difendere il primato nella classifica nazionale a squadre.